Laura Castelli, deputata del Movimento 5 Stelle in Commissione Bilancio, si prepara al Canotto Tour. Che cos'è questo Canotto Tour, Castelli? Intanto buongiorno a tutti. Beh, noi sulla scia di quella che è la nostra battaglia sul referendum costituzionale abbiamo deciso di dare un format un po' diverso e partiremo questa domenica dal Nettuno, comune che oggi è governato dal Movimento 5 Stelle, per fare un tour per la costa, insomma, che scende fino a Napoli, e racconteremo ogni sera le motivazioni per le quali secondo noi è necessario votare no a questo referendum costituzionale. Abbiamo deciso di farlo con un mezzo pulito, che non inquina, come una barca a vela, che va lenta e che ha la possibilità di raccontare con il giusto tempo e il giusto approfondimento uno dei temi più importanti. Vi ricorderete che qualche anno fa eravamo saliti sul tetto per impedire la modifica dell'articolo 138, che è quello che determina le modalità con le quali si deve modificare la Costituzione. Beh, quella battaglia fu vinta e oggi, grazie anche al fatto che il Movimento 5 Stelle è salito sul tetto, abbiamo una modifica costituzionale che viene fatta ancora attraverso un referendum. Quindi faremo alcune tappe: Nettuno, Gaeta, Ponza, Licola e Ischia, e noi chiaramente siamo sicuri di incontrare molti cittadini e chiediamo a tutti quelli che si vogliono unire, insomma, di far con noi queste tappe e raccontare perché questa riforma noi l'abbiamo soprannominata riforma in realtà, quindi non taglia i costi della politica, un sesto rispetto alla nostra proposta di tagliare i costi della politica, ed è una riforma che non dà rappresentanza, che è al Senato dà l'immunità a uomini già eletti nelle istituzioni, e che è l'ultimo colpo di mano di un governo Renzi che oggi anche i numeri dimostrano essere pienamente fallito. Lei è convinta da questa corsia per gli investimenti pubblici, una corsia veloce per far ripartire anche l'economia? Guardi, io stavo leggendo un editoriale in questi giorni, proprio delle 24 ore. Chiaramente questo è un paese, ma è non solo l'Italia, che ha frenato tantissimo gli investimenti. Oggi gli investimenti sono insufficienti, si stimano 3.300 miliardi annui nel mondo, nei paesi sviluppati, per essere più o meno in linea a quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. Noi siamo pienamente sotto questa soglia. Chiaro che qualunque genere di investimento per il Movimento 5 Stelle è già qualcosa. Ci sono due criteri da tenere sotto controllo e in vista. Uno è il ritorno dell'investimento. Uno Stato che sia intelligente, che voglia fare davvero una buona politica per i propri cittadini, deve decidere di investire i soldi in strutture e in infrastrutture che abbiano un ritorno e una leva finanziaria adeguata. Questo cosa significa? Che quando si investe in un'infrastruttura bisogna essere certi che dal punto di vista sociale ricettivo siano quegli investimenti davvero opportuni. Ora, in questi giorni leggiamo molto gli investimenti su Ryanair, stamattina la rassegna stampa ne è piena. Io mi auguro che non siano i soliti soldi investiti tra pubblico e privato che poi finiscono nel niente. Certo, aumentare le tratte aeree, chiunque viaggia un po' si è reso conto che oggi l'Italia è tagliata quasi completamente fuori. D'altronde Ryanair è una società che sta in una grandissima crisi e che non vedeva l'ora di poter trovare un paese che, insomma, gli desse la possibilità di fare due investimenti. Quindi lei non vede bene questo accordo con Ryanair? No, io non è che non lo vedo bene, ci mancherebbe. Oggi per i suoi biglietti a basso costo è la prima compagnia aerea che gli italiani usano. Certo, io la sfido a prendere un aereo Ryanair, visto che continuamente propongono vendita di biglietti della lotteria e prodotti di consumo. Non è questo il problema. Il problema è verificare che questi investimenti arrivino davvero laddove i cittadini vogliono, nell'economia reale, che creino posti di lavoro seri con contratti fatti bene. Questo ce lo auguriamo e vedremo che cosa chiuderanno. Mi auguro anche che i sindacati
in questo frangente, insomma, non esagerino come al solito e facciano davvero gli interessi degli italiani. Ora Castelli, siete un po' lo spauracchio degli americani, che cosa succede? Guardi, noi abbiamo avuto per questioni lavorative rapporti con tutti i paesi, compreso gli ambasciatori, l'ambasciatore americano. Io ieri ho scritto un post che parla proprio di questo, ossia l'assioma che c'è tra riforme, stabilità del paese e ripresa economica. Io credo che quello che abbiamo vissuto fin oggi sia quel di più lontano che ci può essere con la parola stabilità. Abbiamo un'Italia in una condizione catastrofica, ma lo dicono i dati, lo dicono le facce delle persone che incontriamo nelle piazze, lo dicono quei 12 milioni di italiani tra pubblico e privato che aspettano i rinnovi contrattuali, perché oggi parliamo solo di quelli pubblici, ma ci dimentichiamo dei 9 milioni di privati. Credo che parlare della paura del fatto che il Movimento 5 Stelle possa andare a governare sia la comunicazione sbagliata da fare agli italiani. Oggi i cittadini quello che vogliono è semplicemente una forza che decida di con trasparenza, legalità, senza nessun minimo, senza corruzione, senza quella paura che il governo Renzi mette sulla testa degli italiani come una spada di Damocle, che possa fare le scelte giuste che servono all'Italia. Questo significa ridare posti di lavoro, diminuire quindi la disoccupazione, sì. Pensare a 6 pensionati su 10 che vivono sotto la soglia di povertà. Questo è chiaro, però io credo che ogni tipo di discorso lontano da questo sia neanche la politica più becera, sia solo un modo per togliere l'attenzione degli italiani da quello che sta succedendo oggi. Un presidente del Consiglio che fa le riforme peggiori. Questo è chiaro, però Laura Castelli, ve la state giocando anche su Roma e i primi passi del sindaco Virginia Raggi non sono stati entusiasmanti. C'è stato l'assessore Paola Muraro che è stato accusato di conflitto di interessi, c'è stato uno stipendio molto alto per quanto riguarda il vice capo di gabinetto. Insomma, ci sono stati degli step che non sono proprio facilissimi. Per voi? No. Nessuno step quando si va in una nuova città lasciata in macerie come Roma, nel quale il PD oggi si accorge di alcuni problemi sui rifiuti che Roma ha e che il Movimento 5 Stelle cerca di mettere in ordine, mentre non si è resa conto di Mafia Capitale che alle sue spalle, come dicono loro, mangiava i conti pubblici. Io credo che una forza come il Movimento 5 Stelle non può far altro che prendersi la responsabilità di aver vinto delle grandi città e con assoluta trasparenza andare avanti. Poi è chiaro che c'è sempre qualcuno che ci marcia e che cerca di vederci il peggio. Noi abbiamo portato alle amministrative che ci hanno portato a vincere in città come Roma e Torino un programma chiaro e questo è quello che porteremo avanti. I cittadini ci stanno intorno e con noi cercano di portare avanti quello che sono punti che abbiamo presentato ai cittadini per i quali i cittadini ci hanno votato. Laura Castelli, abbiamo un minuto per cui mi deve dire sì o no. Voterete qualche emendamento, qualche articolo della legge di stabilità, della legge di bilancio, se vi convince, oppure farete opposizione dura e pura? Guardi, mi auguro che questa legge di stabilità non serva a comprare elettorato come fece già Renzi, questa è la sua modalità, l'abbiamo già visto fare nelle scorse elezioni amministrative. Mi auguro che questa legge di stabilità sia fatta in maniera seria, perché i soldi ci sono ed è sbagliato dire agli italiani che non ci sono soldi sul bilancio pubblico, e per cui il Movimento 5 Stelle porterà avanti la propria finanziaria buona come tutti gli anni, con degli investimenti seri in settori produttivi che hanno una grande leva finanziaria. Quindi se ci sono delle cose che vi convincono potrete anche votare sì a qualche emendamento, insomma questa è un po' la sostanza.